Affrontiamo un tema che, come cercherò di spiegarvi, ha davvero tanti punti in comune, sessualità e spiritualità. Cominciamo con una premessa. Abbiamo aiutati come associazione i carcerati di Padova e loro ci hanno mandato la loro rivista che fanno. E l'ultima rivista è Condannati a non amare. Neanche a farla apposta, come vedremo, entra nel nostro tema. Allora, cominciamo con una premessa presa proprio da questa rivista, Ristretti Orizzonti. 30 febbraio 1999, approvata la riforma sul carcere affettivo. Perfino in Marocco stanno discutendo se creare dei luoghi all'interno del carcere dove le persone possono avere rapporti intimi, se sono coniugi, se sono compagni, eccetera, eccetto in Italia. Domanda. Quando noi parliamo di sessualità e di spiritualità, vi ricordo che siamo in Italia, c'è tutta una cultura italiana. Qual è questa cultura italiana? Che è quella del sospetto. Dobbiamo sempre scegliere tra un capo di Stato e un capo religioso. Dobbiamo sempre in qualche maniera essere divisi. La visione religiosa c'entra nella tua coscienza, ma nel tuo comportamento tu ti comporti come dice lo Stato italiano. Cosa comporta questo? Che abbiamo forte il senso della colpa. Noi, quando c'è un colpevole, godiamo e dobbiamo a tutti i costi fargli pagare per quella colpa. Se una ragazza una volta era incinta, fuori del matrimonio, gliela facevamo pagare. Chi invece era furbo ed era non si era fatto mai beccare, andava illibata all'altare. Quindi abbiamo una tradizione orribile, per me che studio davvero, e non ce ne accorgiamo. Quindi come riuscire a parlare di questa materia così complessa e così complicata? Come riuscire a parlarne? Noi siamo seguaci di una religione che ha preso la sessualità come la colpa originaria. Secondo Agostino, il peccato di Adamo ed Eva è stato sessuale. Come riuscire a parlare serenamente di questo dono di Dio infinito? Già dire dono di Dio infinito, Don Sergio Sessuomane, non c'è educazione sessuale, pensate, da noi. E quindi cosa volete? Che tutti noi abbiamo saputo le cose del sesso in modo sporco, da uno di due anni su. E tutti stanno zitti, come se questo fosse dato per scontato. Ma insomma, io sono nato da quel gesto e qualcuno me lo deve sporcare. Lo diamo per scontato. Quindi è una difficoltà grande che noi abbiamo, perché dobbiamo sempre schierarci contro, mai a favore. Come riuscire a uscirne fuori? Una riflessione di stasera dovrebbe allargare gli orizzonti, però poi dovete cambiare visione delle cose. Dovete poi essere capaci di entrare in un'altra dimensione. Quale? Quella della spiritualità e della sessualità, che sono sorelle gemelle. Il gesto sessuale è un gesto altamente spirituale. Ogni volta che fai un gesto sessuale ti devi ricordare che quel gesto è unitivo, ti sei denudato, hai vinto il pudore. C'è non soltanto un contatto intimo, ma una penetrazione intima, diventi una cosa sola, per rimanere nel linguaggio biblico. E quindi se non è spirituale quello, qual è spirituale? Viceversa, tutte le volte che tu comunichi con qualcuno, devi entrare nell'empatia, devi patire con lui, ascoltarlo, entrare in relazione. Comunicazione privilegiata è la sessualità. Quando io parlo di sessualità intendo comunicazione privilegiata al 100%. Quando parlo di spiritualità intendo due cose. Uno, io parto dalla conoscenza di me per arrivare a saper accettare la trasformazione che mi dà la vita. Questa secondo me è la spiritualità. Quindi parto dalla conoscenza di me. Chi è Sergio Messina? È un poveraccio che fa tante cose buone per motivi cattivi. Questo lo dice l'Enneagramma, questo io l'ho sposato, sono del tutto convinto. Allora, finché non la penserete così, per carità, fate la vostra strada giustamente, ci mancherebbe,
E però io credo di essere buono, per esempio, e se credo di essere buono tu non potrai mai essere spirituale, mai, perché devi partire dalla conoscenza del tuo limite, dei tuoi condizionamenti, delle tue fragilità, dei tuoi nodi, delle tue paranoie, dei tuoi pregiudizi, dei tuoi preconcetti. Non ho detto che sei cattivo, ma non sei buono, perché c'è il ego al centro. Chi vuoi che ci sia al centro? Il tuo ego, che si allarga ai tuoi. Una volta che loro stanno bene, io sto bene, vabbè. Quindi noi abbiamo in continuazione un egocentrismo che ci mette al primo posto. Mi dite, ma questo è normale? Punto. Come accettare le trasformazioni della vita? La vita un giorno mi toglie un pezzo, mi muore la nonna e io sono pronto alla trasformazione. Se metto l'ego al centro, no, questo non mi doveva succedere. La spiritualità è trasformazione che ti dà la vita. È chiaro che facciamo fatica, sia ben chiaro, lontano da me ogni giudizio negativo su questo egocentrismo, ma non ci lamentiamo, possiamo pure lamentarci. Però se tutti sono egocentrici, bisogna che qualcuno esca. Sì, c'è qualcuno che fa del bene per motivi buoni. No. Allora la prima cosa è riconoscere che non facciamo del bene. Se lo facciamo, non lo facciamo per motivi buoni. Eccola, allora poi lo fai, cammini piano e dici, abbi pazienza, non lo faccio, sono portato a fare queste opere di bene, ma dentro di me aspetto un contraccambio. Non da te, magari dalla vita, e capisci che quando la vita, pam, tu dici che cosa ho fatto di male, ho sempre fatto del bene, dov'è la tua spiritualità? È lì che dovrebbe esserci la spiritualità, la vita mi dà questo, mi accomuna a forse 1 miliardo di persone che stanno soffrendo questo, e perché? Sono accomunato a 1 miliardo di persone. E quindi questo è il discorso fondamentale. Ripeto per l'ultima volta, nessun giudizio, nessuna condanna su nessuno, però non può questo mondo andare bene, questa Italia non può andare bene, difatti guarda il Parlamento, ma soltanto per un esempio, ma guarda la volgarità, ma da ogni punto di vista, perché io sono libero, ma no, questo è il liberticidio, quello che uccide la libertà, perché la libertà è molto chiara che cos'è. La libertà è riconoscere che ci sono delle norme, farle proprie, questa è la libertà, accettare le norme, non stare fuori dalle norme. Allora quando poi entri nel discorso della sessualità, se tu sei convinto che sei libero, poveretto chi fa sesso con te, perché tu sei libero, ma gli dai la stessa libertà all'altro? Se tu sei egocentrico, pensi che io sono libero, beh, quando c'è l'innamoramento, ma non sei libero quando c'è l'innamoramento, sei un animaletto. Perché siamo così stupidi? Quando dico così è vero, ma è un modo di dire, ok? Io non riesco a capire, la vita è così chiara, così semplice, così evidente. La vita è così semplice, siamo dotati di libertà e di sessualità, di autonomia e di capacità di comunicare, di responsabilità e di tentativo di unirci con un'unione forte con qualcuno, perché siamo dotati di affettività. Una volta che tu sei questo, se sbagli, riconduci tutto, ho una ferita dell'infanzia, ce l'ho qui per caso perché l'ho citato in questi giorni, quindi per caso, Grida del silenzio, è un libro agghiacciante, agghiacciante. Io me lo ricordo nel 68, una ragazzina di 11 anni, più una di 14, uccisero 2 bambini in Inghilterra. Uccisero 2 bambini, uno di 3 e uno di 6. La condannarono, lei di 11 anni, Mary Bell si chiama, ancora viva, la condannarono all'ergastolo. Ora, tu pensa, nel 68 nessuno andò a vedere com'era stata la sua infanzia. Vi spaventate, viene la pelle d'oca quando lo leggete al fondo. E lei non lo ricorda neanche più, non lo ricorda, perché l'ha rimosso. Ti sembra logico? E che cosa farà il bambino? E gli taglierà il pene, tenterà di tagliargli il pene. Allora,
I Soloni di allora non sono andati a cercare la sua infanzia, l'hanno chiamata il mostro. Allora quel fessacchiotto di Sant'Agostino dice che c'è il peccato originale, ma perché è toccato nel cervello, chiedo scusa. Ma perché è così semplice, che uso fai della tua libertà? Se Ricci fosse tua figlia, tu saresti contenta che tutti la fotografassero con la bambina piccola, perché ha fatto un errore 30 anni prima. Vedi che facile. Ma la volgarizzazione della sessualità è per volgarizzare, rendere volgare, l'unione, poi la mia è sacra, guai chi me la tocca, guai, ma per banalizzare l'unione, la comunione, e togliere la libertà a qualcuno per banalizzare l'autonomia morale che noi abbiamo. Gesù, mi pare 19 di Luca, perché non sapete giudicare da voi stessi ciò che è giusto e quello che è sbagliato? Quindi, per concludere questo discorso, proviamo a non banalizzare, proviamo a non dire sì, ma in questi tempi non si può, perché non si può non dire una parolaccia, voglio dire, si può non volgarizzare il sesso, si può dare un calcio a uno quando comincia a fare a raccontare queste stupide barzellette. Se non vuoi farlo, di che non vuoi farlo. Ma non c'entrano gli altri, perché gli altri dicono che è il tuo sorriso che gli impedisce a loro di non raccontarle. Di, mi prendo la mia responsabilità. Non c'ho il coraggio che quando lui racconta barzellette stupide erotiche di non ridere, e di, non c'ho il coraggio. Benissimo. Perché davvero questa società nostra, che è nell'abbondanza, che ha delle potenzialità enormi di bene, pensate, i nostri bambini che sono più svegli di noi, più capaci di noi di comprendere i tempi, ma sono meno capaci di comprendere il senso del tempo. Capiscono di più il linguaggio di oggi tecnologico, capiscono di più, ma non capiscono il senso. Forse noi una volta capivamo di più un senso e poi non eravamo messi ai margini, perché tu sei zitto che sei piccolo, tu non hai studiato, sei. Ok. Allora, riusciamo a fare una sintesi. Una delle norme, quarta riga in alto della premessa, riguarda il tema dell'affettività in carcere. Per decenni si è pensato che la pena dovesse incarnare alla lettera il nome che portava, pena, trasformandosi in una sofferenza, se non addirittura in un'agonia. A questo scopo si erano bandite dal trattamento delle persone detenute tutte le attività capaci di produrre gioia. Secondo te io sono in carcere all'ergastolo, sono contento di vedere il mio figlio, credo di sì, no, non puoi vederlo. Lasciamo stare il coniuge, avere un attimo con lei, abbracciarla, dargli un bacio, fare sesso, no, non si può. Andare a casa 2 ore a pranzare, no, non si può. Ti ricordo che l'Italia è uno degli unici stati. Perché ritenuto dannoso ai figli della rieducazione, si sono resi illegali l'amore e l'affetto in ogni loro forma, tra uomini e donne, tra padri e figli, tra figli e genitori, tra fratelli, tra amici. Per anni si sono accettate come necessarie pratiche disumane come colloqui vigilati sotto lo sguardo di polizia e telecamere, eccetera. Ok? È chiaro, il 30 febbraio non esiste, quindi in Italia non è stata ancora approvata niente. Allora prendiamo la seconda premessa, dove una persona, sempre in questa rivista, scrive: sono stato estradato per un residuo pena dalla Spagna, dove stavo scontando una pena di 5 anni. Lì avevo dimenticato cosa voleva dire essere ristretto, i detenuti si chiamano ristretti, essere un ristretto, nome, in un carcere italiano. Al mio arrivo a Opera, l'aria cupa e di repressione mi colpì e il pensiero volò ai miei 3 figli, anche loro avrebbero affrontato una condanna per colpa mia e di un sistema che porta ad eliminare tutti gli affetti. Perché i bambini devono soffrire l'allontanamento dal papà? Ditemi un pedagogo, uno psicologo che non dica che è essenziale la figura del padre. No, tu vuoi, ho messo omicidio, allora tuo figlio deve... In Spagna potevo chiamare la famiglia 5 volte alla settimana, aiutando i miei cari nelle decisioni quotidiane, dare conforto. Adesso invece, come spiegare loro che non puoi chiamarli perché una legge assurda te lo vieta? In Spagna avevo la possibilità, una volta al mese, di stare con la mia compagna in intimità e non è, come pensano i malpensanti, una questione di sesso. Il sesso è una componente relativamente piccola del colloquio intimo.
Pensate a tante donne che rimangono sole, lontano dalla persona amata, con tutte le responsabilità di una famiglia sulle spalle. E la possibilità di passare 2 ore con il proprio compagno diventa uno scoglio a cui aggrapparsi. Una speranza è un momento dove potersi sentire amate ancora. Il momento che più mi ricordo era quando la sua testa si appoggiava al mio petto e nel momento che la coccolavo e cercavo di rassicurarla iniziava a piangere, un pianto liberatorio. Per me era difficile, mi faceva sentire tutto il peso delle mie azioni, in quel momento che capisci realmente cosa è importante e cosa hai perso. Parli con lei, cerchi di trovare una soluzione e questo colloquio dopo colloquio cresce e riesce quasi a vivere una vita normale. In Spagna ci sono i colloqui familiari di convivenza, uno è il colloquio con la famiglia di 2 ore al mese, dove puoi passare il tempo con i tuoi cari trovando quell'intimità necessaria per recuperare un punto di incontro. Invece il colloquio di convivenza sono 6 ore trimestrali, che si possono anche prendere insieme, e stai con i bambini, giochi con loro, ci sono aree attrezzate, o 2 ore al mese, oppure 6 ore ogni 3 mesi. La differenza è abissale. Cosa aspetta una nazione come la nostra a capire che rompendo una famiglia si creano solo situazioni di disagio? Mi manca il carcere spagnolo e mi rattrista pensare che sento la mancanza di un carcere. Questa premessa ci porta, prima di tutto, ma ne abbiamo già parlato, al primo punto. Cos'è la spiritualità? Lo sviluppo interiore. Quando parlo di interiore, lo sapete, io intendo conoscenza di sé. Tutto parte dalla conoscenza di sé. Secondo, passa per l'accettazione della trasformazione che la vita fa in continuazione. Accettazione non vuol dire subire, vuol dire guardarle in faccia e domandarsi cosa devo diventare dopo questo avvenimento. Io vedo che fate fatica a comprendere questo discorso per tanti motivi, secondo me, perché io difatti non voglio farvi un esempio, perché capisco che è doloroso, però ogni giorno succede, ogni giorno. Non ti succede non perché sei esentato, ma per una serie di circostanze che non ti succede. Non è qualcuno che ti protegge, basta con questa bestemmia. Basta, non c'è nessuno che ti protegge, perché sarebbe un'orribile persona che per proteggere te se la prende con qualcun altro. Siamo senza protezione, e se credi all'angelo custode, l'angelo custode non ti protegge, ti ispira come proteggerti e come proteggere gli altri, perché un angelo che chiede a te di proteggerti e non di proteggere altri non viene da Dio, è frutto della tua immaginazione. Allora, se io perdo un figlio, faccio l'esempio più terribile, il 60% dei genitori si separa dopo la morte di un figlio. Quindi vedi che non siamo capaci a reggere, Don Sergio, è difficile, per carità, sto zitto io, chi sono io per dirti che bisogna reggere? Ma se non reggi, che vantaggio c'è? Ma di nuovo, non è per prendersela, possibile che non siamo capaci a reggere, possibile, che ogni minima, e certo se perdi l'accendino e fai una questione, mamma mia, hai perso l'accendino, te l'hanno rubato, figurati se perdi un figlio. È proporzionale, guardate, se una volta che ti hanno rigato la macchina sembra l'ira di Dio, e quindi è necessario questo discorso. Tu sei cristiano, sei credente, se accetti la trasformazione che ti dà la vita, non perché è Dio che ci sta dietro, ma perché tu credi che la vita è il primo dei doni di Dio. Il ragionamento è semplice. Tu accetti la trasformazione che ti dà la vita, per quanto dolorosa, ci metti del tempo, devi metabolizzare, c'è un momento in cui ti sembra di impazzire, questo è umano. Perché Dio lo incontri nella vita, non nel tuo cervello o nelle tue fantasie. Lo incontri nella vita. Quindi sei obbligato ad accettare la vita, cambiarla dove puoi, accettarla dove non puoi cambiarla. Allora, se la vita mi dà la sessualità e la spiritualità, non mi dà la religione la vita,
non mi dà la religione, questo me la danno i miei genitori, i miei nonni, ma non me la dà la vita non ci chiede niente di religioso, non ti dice niente di religioso, non c'è da nessuna parte che c'è scritto nella natura che devi credere alla religione. È un'imposizione di persone, a fin di bene, sia ben chiaro, ma loro ti dicono che Dio si chiama l'Altissimo, l'altro dirà che Dio si chiama Allah, l'altro ti dice che si chiama Geova e tu ci stai. Magari se leggessi la Bibbia c'è scritto Dio, nessuno l'ha mai visto, ma ti raccontano un mucchio di storie che Mosè parlava con lui, Geremia parlava con lui, Elia parlava con lui, e dice perché c'è scritto Dio, nessuno l'ha mai visto. Ora sembra strano che dopo tanto tempo che frequentiamo per esempio le chiese non siamo capaci di fare neanche chiarezza su questo, non accettiamo la trasformazione della vita, che quel libro decidi tu che cos'è, se è parole di Dio lo metti tutto in pratica, tutto. E se no che trasformazione è? Quando una frase mi piace, dice l'ha detto anche la Bibbia. Quando non mi piace, la Bibbia. Ecco la nostra contraddizione, è come se camminassimo sempre su una gamba sola. Non su tutte e due, non riusciamo a fare cammino per la terza volta. Non è un giudizio negativo su di noi, su di voi. Lì è parola su Dio. Ci sono dei componimenti che secondo me ci fanno intuire qualche cosa, altri sono evidentemente frutti, ma basta che dici parola su Dio, no, paura che di là qualcuno adesso se la prende con me, ma cosa vuoi che se la prende lui con te? Lui ti ha dato, se credi, la vita, punto. Però chi è che ha messo in moto il meccanismo? Papà e mamma, non lui, lui ha messo il meccanismo generale, ma il particolare l'ha messo tua mamma e tuo papà. Che pregiudizi avevano tuo mamma e tuo papà? Te l'hanno passati dandoti il latte. È logico. Cosa volete che mi abbiano passato i miei genitori? I loro valori, certo, ma anche i loro disvalori. Perché avrebbe dovuto essere diversa la cosa? Che visione della sessualità mi hanno passato i miei genitori? Ma loro. Quindi capite dove si può coniugare insieme spiritualità e sessualità? Secondo me nel corpo umano. Se l'etica non è un fattore edificante, anzi spesso divide i credenti di varie religioni, dobbiamo chiederci, ma c'è qualcosa che unisce tutti gli umani? E secondo voi che cos'è che unisce tutti gli umani? È la sua fisiologia. La mia fisiologia è la stessa di quella di Bill Dunham. Il mio pensare è completamente diverso da quello suo. Ma la fisiologia è la stessa. E chi ti dice che non è la fisiologia che ci fa fratelli? Perché sono la struttura ed il funzionamento delle dinamiche del nostro corpo ad accomunare gli esseri umani. I nostri sistemi nervoso, respiratorio, circolatorio, digestivo, riproduttivo sono i meccanismi che ci rendono del tutto simili ai nostri simili. Riconosciamo che abbiamo la struttura nervosa, respiratoria, circolatoria, digestiva, riproduttiva identica ed è ciò che ci identifica come identici. Perché questo lo puoi valutare, lo puoi toccare, lo puoi esaminare. Tutto ciò che è frutto di teologia, di fantasia, è tutto parto della nevrosi che c'è nel nostro cervello, secondo me. Per fare un esempio semplice, chi ti dice che Dio è onnipotente? Ma chi te l'ha detto che Dio è onnipotente? Perché? Tu ragioni su di te e dici Dio è milioni di volte più grande di me. Quindi io sono potente qualche cosa, lui sicuramente è onnipotente, ma non capisci che quando io dico così ragiono che la sua onnipotenza è come la vedo io come la vedo uno che può tutto. Ma chi ti ha detto che Dio può tutto se ti ha creato col libero arbitrio? Non va oltre il tuo libero arbitrio, perché dovrebbe andare? È mica un mostro Dio, è mica un tiranno, solo i tiranni vanno contro il nostro libero arbitrio, i furbacchioni della politica o del commercio, fanno i furbi, ma Dio non è mica furbo, è del tutto ingenuo, altrimenti chi avrebbe fatto un mondo che lo stiamo rovinando tutto? Quindi noi diciamo che lui è onnipotente, da quel punto deve essere onnipotente come diciamo noi, ma magari
ed è tutto impotente Dio, perché chi ama è sempre impotente. Il bambino morto a 7 anni e facilmente si è sentito dire dalla mamma tante volte: ma ci penso io, ma vedrai, li risolverò io i tuoi problemi. E la mamma è impotente, e la mamma è impotente. Perché secondo te, se Dio potesse fare qualche cosa, soltanto noi che siamo qui, avanti, cosa farebbe? Ci direbbe: hai fatto le cose perché ci credi? Oggi hai fatto le cose perché ci credi davvero? Sei disposto a prenderti responsabilità di tutte le parole che hai detto? Sei disposto che siano messe in streaming, in rete? Sei disposto? Se le hai dette come persona responsabile? Tutti i pensieri che tu hai coltivato, sei disposto? Ti direbbe questo, mica ci dice adesso ti castigo. Perché questo sarebbe, ti sei sentito libero, l'hai esercitata questa libertà. Quindi voi capite che noi abbiamo questo grosso problema. La risposta è così bella, il codice genetico è ciò che ci unisce. Se Dio ha parlato con una sola voce per tutto, è attraverso il corpo umano. Ecco perché non riesco a capire come qualcuno pensa di potersi sentire credente e di far del male agli altri, farlo soffrire deliberatamente. È proprio la sofferenza del corpo e della mente che dovrebbe dirti che lui è come te, che quindi tu in questa situazione come vivresti? Se questa affermazione ci stupisce è perché noi occidentali siamo abituati a trattare separatamente la carne e lo spirito, mentre in altre culture e in altri tempi questa divisione non esiste e la carne e lo spirito sono una sola realtà. Il corpo umano cela i misteri dell'evoluzione spirituale e noi che adesso con la scienza riusciamo a scoprire di più le capacità del cervello, qualcuno dice il 5%, qualcuno il 10%, qualcuno il 20%, non mi interessa quello che noi usiamo, scopriremo che forse possiamo fare diagnosi di altri a livello mentale. Chi ti dice che tra 100.000 anni non sarà così? Ma saremo più felici, perché adesso con le radiografie le facciamo le diagnosi, però se contiamo di lì che c'ha un'infezione, anche se c'è una massa grossa così, vedi che non servono le diagnosi. Teoricamente abbiamo un'infinità di opportunità, perché non le sfruttiamo? Perché non siamo spirituali? Perché se tu hai paura della morte, quando si vede chiaramente, mettiamo che si veda chiaramente in una radiografia che c'è una massa, tu la nascondi e dici non c'è niente, vedi che il problema è la paura. Quindi se tu sei spirituale, ma proprio comincia con la stessa consonante S, tu sei sempre sincero e solo gli spirituali sono sinceri. Se sei, non sei sincero, non sei spirituale. Magari ti stai arrabattando di diventarlo, magari ci metti tutta la buona volontà di questo mondo, è un altro discorso questo, non tocca a me valutarlo. Però devi essere sincero, devi essere sincero. Allora, se hai una paura grossa e non puoi essere sincero, non è una colpa. In un atto sessuale, se tu non sei sincero, vanifichi la comunione dell'atto. Ecco perché l'atto sessuale è comunione. Perché tu dovresti, ti denudi, vai contro il tuo pudore. In nome di che cosa? In nome di una, davvero, essere quello che si è. Disponibile a farsi vedere come si è, e se però ti affollano tutti i tuoi problemi, mi vedrà bello, mi vedrà bella, mi vedrà attraente, tutte le nostre paure, è lì che dobbiamo combattere le paure, e poi inevitabilmente il gesto sessuale diventerebbe subito carico di alterità. Ma scusami, se non ci cambia questo, chi ci cambia? Qualcuno me lo dica, io voglio sapere. Non è possibile che la vita così bella sia in mano di persone così arrabbiate con la vita stessa. Perché non ci hanno fatto capire il valore della spiritualità, quindi della libertà, quindi della responsabilità, e il valore della sessualità, quindi della comunicazione, quindi dell'alterità. Sono tre parole, avete visto, che io uso per tutti: libertà, responsabilità, e poi potremmo dire autonomia. Ecco le tre parole,
della spiritualità, non c'entra la religione. La religione è un surplus, è una quarta, quinta parola. Si può stare benissimo senza religione. Non si può stare senza spiritualità, cioè autonomia e libertà. Ma le altre sono ancora più belle: comunicazione, sessualità e alterità. Tu ti fai uno con un altro. Perché non riusciamo a mettere insieme queste due cose? Perché è difficile? Allora, su questo sono d'accordo, non ce la faccio, su questo sono d'accordo. Però se tu hai chiaro che il gesto sessuale sarà sempre sbagliatissimo quando tu rubi una persona ad un altro, di che queste due persone facciano chiarezza tra di loro, si lasciano, a questo punto non rubi più niente. Ma non può andare d'accordo spiritualità e sessualità che nasce da un furto. Non può. E difatti l'unico comandamento sulla sessualità che c'è nella Bibbia qual è? Non commettere adulterio, cioè non rubare a nessuno il coniuge. Se loro si separano, a questo punto è libero. Invece noi abbiamo fatto il moralismo più sfrenato, non si può divorziare, e poi in realtà tutta la storia del Decamerone, tutta la storia di Pietro Aretino, tutta la storia della Mandragola, tutta la storia di tutte le commedie che vediamo, c'è sempre un adulterio. Allora, torniamo alla radice, alla fonte. Vive la sessualità come comunicazione privilegiata, vedremo. E allora lui è libero, tu sei libera, e quindi vivete quel momento bene. Ma se c'è il peso di una palla al piede, tu non riesci a fare nessun gesto sessuale con una palla al piede così. Allora, insegniamo ai nostri figli questo, prima di tutto pratichiamolo noi. Vi ripeto, per me il problema è che l'altro lo deve sapere. Non posso fare mai niente di nascosto sul campo della sessualità, mai. Perché è controproducente, è benefico, perché è alterità la sessualità, e quindi è spiritualità, è libertà, è responsabilità, sono compenetrati insieme. Vedete che non mi pare di fare il moralismo. Allora, il corpo umano cela i misteri dell'evoluzione spirituale. Se le esperienze mistiche di ogni tempo e di ogni luogo sono state descritte in modo simile, se beatitudine, senso di infinitezza, allargamento dell'orizzonte della coscienza, esperienze extracorporee, visioni, salti spazio-temporali, ricezione di messaggi, canalizzazione, senso di autodificazione sono esperienze descritte presso ogni cultura, significa che la loro reale manifestazione giace nelle possibilità e potenzialità ancora poco note del corpo umano. Il cervello è parte del corpo, anche se gli studi del cervello mostrano che il cervello mira oltre il corpo stesso, c'è un richiamo spirituale nel comportamento del cervello, c'è qualche cosa fuori del cervello che ne determina la sua funzione, sempre di più. Io ho detto qualche cosa, non sono un esperto, quindi non voglio usare parole inappropriate. Allora, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che la vita è una cosa eccezionalmente ricca di significato, perché siamo dotati di libero arbitrio, quindi di responsabilità e capacità di captare i segni dello spirito, spiritualità. Tutto questo però avviene con i piedi per terra, all'interno di questa vita, dove tutti noi cerchiamo comunicazione, di fatto, comunicare, entrare in comunione, in alterità, anche sessualmente. Una volta che tu sei convinto di queste due cose, c'è poi il discorso concreto del vivere queste cose stesse. A questo punto diventa tutto difficile, ma se tu non dimentichi l'essenziale, che sono il prioritario, io credo che trovi una grande forza per andare avanti. Allora, dopo diremo, ma la stimi la libertà? O pensi soltanto di averne diritto tu e gli altri non sono capaci a usarla? Stimi la sessualità, o dici, solo io faccio le cose bene, gli altri invece sono animali. E vedi che torna il discorso con cui abbiamo iniziato, se siamo autocentrati non si va da nessuna parte.
C'è un brano della Genesi, voi sapete che la Genesi, Bereshit, dicono gli ebrei, perché dicono le prime due parole del brano, le prime due parole della Bibbia sono Bereshit, che vuol dire in principio Dio creò. Allora, in principio Dio creò il cielo e la terra era informe, deserta, tenebrosa, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque e Dio disse sia la luce. Allora, per me in questo momento Dio viene rappresentato dalla luce, chiaro, eh? Quindi io penso a Dio non come una persona, ma lo credo come emanazione di luce, di chiarezza, per cui lui non è più una persona per me, non è più una persona, non è più il mio dirimpettaio, non è lui che parla e io ascolto, Dio è come il respiro che mi permette di respirare, quindi io ho ucciso l'immagine di Dio. Anche perché la Bibbia dice non farti immagini di Dio, non immaginare Dio. Ho combattuto tanto e alla fine sono riuscito a non farmi nessuna immagine di Dio. Quindi quando io penso a Dio non penso ad un'alterità, ma penso ad una totalità. È il tutto nel quale io esisto, nel quale io sono. Quindi è un po', il paragone è un po' stupido, è come la terra, non parlo con la terra, sono di terra e questo mi ha liberato tanto, quindi lui secondo me illumina perché questa è la sua funzione, io col mio libero arbitrio posso chiudere gli occhi, non mi importa se lo fai apposta o non apposta, mi dispiace che lo fai perché non vedi, perché non comprendi, questo mi aiuta, non so se può aiutare anche voi. Allora, vedete che il primo dono, diciamo così, che Dio fa è la luce, non sono gli astri, è la luce, quindi lui si svela come luce, poi si svela concretamente come creatore, ma la cosa più importante è quello che è scritto in eretto: Dio vide che la luce era cosa buona. Allora, c'è scritto altre sei volte cosa buona, perché il primo capitolo della Genesi, che non l'ha scritto Dio, che parola su Dio, ci dice che qualcuno ha intuito che all'inizio non c'è il peccato originale, ma c'è la benedizione originale, il bene originale. Sette volte Dio vide che tutto era buono. Quindi cosa stiamo a dire che all'inizio c'è la sua rabbia, che all'inizio c'è il suo castigo, che all'inizio c'è la cacciata? Dove le diciamo queste stupidaggini? All'inizio è tutto buono. Quando fa l'uomo e la donna, cioè la sessualità, la cosa non è solo buona, è molto buona. Il gesto sessuale, quindi, insieme alla libertà, libero arbitrio, è il massimo che Dio poteva fare con noi. È il massimo che l'evoluzione può fare. Può lavorare su questi due aspetti, sul libero arbitrio, e renderci sempre più libero. Non sembra tanto che ci riesca, però teoricamente possiamo diventare sempre più liberi e possiamo sempre più affinare la comunicazione privilegiata anche dal punto di vista sessuale. Anche Dio vide che tutto era buono. All'inizio non c'è il castigo, casomai c'è al quarto capitolo, casomai c'è alla fine del terzo capitolo. Vi ricordo che la prima volta nella Bibbia che c'è peccato, che non è parola di Dio, non fatemelo ripetere, è parola degli uomini, ma l'uomo saggio che ha scritto la prima volta peccato è quando Caino uccide Abele. È lì che c'è la prima, non c'è neanche quando hanno disobbedito. Quindi Dio vide che tutto era buono, molto buono quando fa l'uomo e la donna. Allora perché non lo vediamo? È perché il peso del libero arbitrio è grande, è più facile fare l'animale, è più facile fare l'istintivo, è più facile vedere una cosa che ti piace e dire la voglio gustare. Ti domandi, quante calorie hai già mangiato oggi? Hai già superato il limite? Se lo superi, guarda che hai sicuramente qualche disfunzione. Poi adesso tamponi con le pastiglie, con la ginnastica, ok, però perché non dovrebbe entrarci questo? Allora, Dio vide che tutto era buono, Dio vide che tutto era molto buono. L'uso del libero arbitrio è molto buono. Per assurdo,
Dio, tra virgolette, che appunto non devo più citarlo, come Dio, è più contento, per assurdo, non sappiamo sì che cosa è contento, che tu sia te stesso, vuole che noi siamo noi stessi, non vuole che noi siamo obbedienti, succubi, vuole che noi diventiamo, dirà più tardi, che abbiamo una disciplina. Cosa vuol dire avere una disciplina? Farci discepolo, chiedo scusa dell'assurdità che dico, mi piacerebbe essere il discepolo della luce. La mia disciplina è la luce. Vorrei illuminare gli altri se mi chiedono di essere illuminati, se no vorrei vivere nella luce. Io mi sento che sto vivendo nella luce, perché Dio per me non è più fonte di paura, di angoscia, è soltanto fonte di nostalgia. Come quando se fossi al buio e aspetti che venga la luce. Questo non significa né che ho risolto i problemi, ma io ho risolto il problema sommo. Che cosa ci sto a fare su questa terra? Per inebriarmi di luce e per, se possibile, portare luce un po' dove non c'è, prima di tutto in me e poi anche negli altri. È chiaro che l'economia non è interessata a questo, è interessata al consumismo. Ma è chiaro che il tuo corpo, se supera le calorie, come esempio, è interessato il giorno dopo a superarle di più, non a stare alle regole. Il tuo corpo è interessato che tu pettegoli, perché ti dà gioia, ti dà sicurezza di essere ascoltato, di avere qualche segreto da raccontare. Allora, semplice, prova a fare una settimana in cui non pettegoli. Prima vedrai quanto è praticamente impossibile. Secondo, però, vedrai che stai meglio. Non devi più aspettarti che qualcuno venga a sapere le cose che tu hai detto a uno. Libero arbitrio dobbiamo usare. E questa è la strada che ci permette di entrare in comunicazione con gli altri. A questo punto, se per assurdo nessuno si sposasse più, è chiaro, c'è il problema della nascita dei figli, quindi la sessualità ci dà delle indicazioni. Guarda che quando nasce un figlio poi lui ha bisogno di essere curato, ha bisogno in genere di due genitori, e quindi una sessualità sfrenata, ma nel senso buono del termine, attenzione, e poi nel momento che nasce qualcuno devi prenderti cura, dovrai limitare col libero arbitrio la tua sessualità, perché è venuto un valore più grande. La comunicazione è essenziale, perfino attaccata alla donna con il cordone ombelicale, più comunicazione di quella, devi stare attenta perché è fragile lui. Quindi vedete che è un campo minato come quello del libero arbitrio. Se per assurdo io posso fare qualsiasi cosa come spiritualità, come libero arbitrio, dall'altra parte devo stare molto attento perché mi incontro col libero arbitrio degli altri. E così dal punto di vista sessuale, senza rubare mai niente a nessuno, piuttosto morire che rubare qualcosa ad un altro, se l'altro per esempio si costruisce che da questo momento tu gli appartieni, vedi che entri nelle difficoltà. Per cui ecco che bisogna camminare ad agio, perché è un terreno scivoloso. Ma non è che sia un terreno peccaminoso, è un terreno fragile, dove devi stare particolarmente attento. Quindi la categoria che dobbiamo usare per parlare di queste cose non è quella del peccato, ma quella della fragilità. Tu non fai nessun peccato ad avere un rapporto sessuale ogni giorno con una persona diversa. Ma attenzione, siccome la sessualità mette a nudo le cose non risolte, i pregiudizi che abbiamo, poi ad un certo punto queste fragilità ti può chiedere il conto, cioè puoi far nascere attese, aspettative, puoi trovare uno che poi non è d'accordo, è d'accordo di fare sesso con te, ma non vuole che tu faccia sesso con qualcun altro, e per quello vedi che ci chiama sempre alle responsabilità. Quindi non sogniamo niente di eccezionale, niente di libero, perché anche la mia libertà si incontra con la libertà degli altri. Io voglio fare determinate cose e devo rispettare la libertà degli altri, allora non sono più libero. No, non sei più libero, perché il libero arbitrio è rispettare la libertà dell'altro. Quindi non banalizziamo queste due grandi realtà, ma non in nome del peccato. La Chiesa per tanto tempo l'ha fatta in nome del peccato.
Però uscita dalla porta, la responsabilità ti chiede di andare ad agio su questo. Anche perché il desiderio non è lo stesso, sia nell'uomo che nella donna è differente, sia nell'arco al limite del correre dei mesi e degli anni diventano lo stesso. Allora non ipotizzarlo come il toccasana, non c'è niente il toccasana su questa terra, però è un malore. Allora la conclusione quale potrebbe poi essere, c'è ancora tante cose da dire, sia ben chiaro, è fai in modo, come ho detto prima, che il tuo gesto sessuale sia un gesto spirituale, sia oggetto di trasformazione, di ascolto, di compartecipazione, di comunione, che non sia centrato su di te ma sul di noi, ed ecco che diventa strumento di comunione. Il difficile è far diventare invece i momenti spirituali i momenti di comunione, perché nei momenti spirituali a volte non c'è l'attrazione, cioè l'attrazione per esempio fisica è evidente, ma anche a volte l'attrazione emotiva, ma io voglio far diventare un momento di trasformazione quello spirituale e quello di comunione. Se perdo il lavoro, come faccio a far diventare quel momento spirituale, perché è trasformativo, in un momento di comunione, perché sono distrutto? Quindi non abbiate paura della sessualità, abbiate tra virgolette timore, non terrore, della libertà. Perché poi con la sessualità, se i due sono onesti, sinceri, autentici, credo che venga più facilmente, o possa venire più facilmente, la relazione sessuale arricchente. Quindi noi abbiamo fatto l'opposto, abbiamo detto che invece la spiritualità è semplice, fai la comunione e mangi Dio, che problema c'è? Se ci pensi, tu mangi Dio. Quindi, piuttosto, non banalizziamo niente, sia ben chiaro, ma comprendiamo che il problema non è mai legato a quello del peccato, ma è legato alla nostra fragilità. Ecco perché tutto diventa difficile. Si tratta di sostituire la religione con la spiritualità e di sostituire il controllo patriarcale e il pessimismo con la speranza. Finché io sarò dotato di libero arbitrio, io non posso che sperare che dentro di me ci sono tutte le risorse per trasformarmi. Finché c'è qualcuno con cui entro in comunione, io posso essere felice, perché l'ho detto ieri sera, il film di Hannah Arendt, se qualcuno l'ha visto, e a un certo punto Hannah Arendt, questa filosofa tedesca che scriverà un libro sull'esperienza di Adolf Eichmann, che viene prima preso dagli ebrei, poi condannato a morte, lei scopre che in Eichmann può convivere il male assoluto con il male banale. Può convivere, e una delle parole che ieri sera mi ha colpito nel film è stato che lei dice: non è mai entrato in dialogo con se stesso Eichmann. Vedi che non c'era nessuna comunicazione. Non è entrato mai in dialogo con se stesso. Ma nello stesso tempo cosa vuol dire? Non è mai esercitato il libero arbitrio. Quindi secondo Hannah Arendt, facendo arrabbiare tutti gli ebrei, non che non doveva essere punito, era giusto punirlo, ma tanto era inutile, perché lui, come dice chiaramente durante il processo, io sono responsabile non verso me stesso, ma verso la società, che vuol dire io ho fatto del male, ho fatto soffrire, mi sento responsabile per le persone, ma io in coscienza non ho mai fatto niente di male perché ho obbedito. Allora domanda, quante volte entriamo in dialogo con noi stessi? Che cosa vuol dire dialogo? Dialogos, questo non dovete mai dimenticarlo, mai. Dialogos, in greco cosa vuol dire? Dia vuol dire in mezzo, logos in mezzo alle parole. Noi dialoghiamo pochissimo, perché dialogo vuol dire mettere in mezzo alle parole la ricerca della verità. Lui non ha mai cercato la verità, lui si è parato dietro, io obbedisco, ho fatto l'atto di obbedienza e di sottomissione al Führer e quindi io non sento più la mia coscienza. Alzi la mano chi di noi è senza peccato. Io vado incontro al mio nipotino che ha bisogno, che fa il capriccio, che dice: ma nonna, questo me lo devi comprare, perché io se non sto male glielo compro.
hai cercato la verità. Tra le tue parole e la sua hai cercato la verità, è giusto che glielo compro. Perché è verità quello che mi chiede. Ma con l'intelligenza emotiva, cari nonni che siete qui presenti o cari genitori, avete 2 anni. Quando usiamo l'intelligenza emotiva siamo come gli animali di 2 anni che dicono poverino, sì. Poi posso coprire tutto, ci mancherebbe. Ancora una volta non perdiamocela con nessuno. Però se io ragiono in termini di intelligenza emotiva, io non uso il libero arbitrio. Allora, all'inizio che cosa c'era? La benedizione originaria. Quindi il peccato originale è mai esistito e mai esisterà. Cos'è che è esistito all'inizio? La fragilità originaria. Chiedo scusa se l'ho detto 1 milione di volte, Dio ha detto non mangiate di quel frutto. E che cosa pensa invece Eva? Se lo mangerò, siccome è bello a vedersi, sarà buono a mangiarsi. Ma chi te l'ha detto che una cosa bella a vedersi è buona a mangiarsi? Terzo, mangiandolo avrebbe avuto la sapienza. Se secondo te uno mangia un frutto e ottiene la sapienza, vedi la fragilità originaria? Bastava un po' di raziocinio, un po' di libero arbitrio. Allora all'inizio non c'è la caduta, non c'è la colpa, non c'è bisogno di redenzione, non c'è il castigo, non c'è partorirai nel dolore, non c'è raccoglierai i frutti della terra col sudore della fronte, non c'è. Cioè, e Dio vide che tutto era buono. Ma se tu non dialoghi e stai attento alla tua fragilità originaria, presto ti ritrovi nudo. Guardate che bravo Dio, non è Dio che ha fatto questo, ma secondo l'autore è che gli fa perfino le tunichette. Un Dio che castiga gli fa le tunichette perché si vergognavano di essere nudi. Quindi vedi che visione ha lo scrittore, tenera su Dio. E si sta dicendo, ci sono loro, si hanno chiuso gli occhi, è chiaro, adesso si lamentano perché non hanno combinato niente di buono, bastava che aprissero gli occhi. Sulla sessualità, quando cominceremo ad aprire gli occhi? Quando cominceremo ad aprire gli occhi? A valorizzarla, a rispettarla in modo spirituale, come uno dei veicoli più grandi di trasformazione. L'anno scorso sapete, il Papa chiese di farci delle domande per via del sinodo e qua ci sono delle risposte che hanno dato dei preti e che secondo me vi dicono che c'è qualcosa che sta muovendosi. Ci sembra che si dia per scontato che il matrimonio sia un istituto di diritto naturale e che a questo diritto di natura corrisponda un solo modello di matrimonio. Dei preti dicono non c'è un solo modo di amare. Non c'è un solo modo di rendere istituzionale il matrimonio. Per esempio, il modello che noi abbiamo, che abbiamo avuto fino al 75, era quello indissolubile. Domanda, guardatemi negli occhi, secondo voi, ragionate. Può esistere il matrimonio indissolubile come norma? Non può, non può. E chiedere troppo al libero arbitrio delle persone. Non è perché Satana si diverte, perché più delle stupidaggini che facciano gli umani, no, proprio Satana non avrebbe la fantasia che hanno gli umani. Allora, forse una volta questo reggeva perché c'erano delle regole di comportamento, la donna di fatto non poteva divorziare, se divorziava diventava una prostituta, c'era un giudizio negativo, le venivano tolti i bambini, quindi allora, dal 75 in poi noi dovevamo prendere atto che il matrimonio indissolubile è solo per alcuni, è un'ottima cosa. Ma se io metto dei pesi eccessivi su altri in nome del matrimonio indissolubile, cosa me ne faccio se poi tutti crollano sotto questo peso? Allora, ecco che cosa dicevano quei sacerdoti veneti rispondendo a queste domande. Perché diamo per scontato che l'unico istituto entro cui devono entrare tutti è quello indissolubile? Allora, possiamo noi continuare in nome del nostro libero arbitrio a cercare farfalle
a sognare mondi impossibili e non a venire incontro alle esigenze delle persone. Voi vedete che anche adesso in Italia hanno trovato il sistema per divorziare in fretta senza pagare troppo. Si andrà sempre di più così, non si torna indietro. Non si torna indietro, non si può tornare indietro. Perché non si può tornare indietro? Perché la prima articolo della Carta dei diritti dell'uomo dice: ogni uomo nasce libero ed uguale in dignità e diritti, è dotato di ragione e di coscienza, mentre fino al 1975 le donne hanno meno intelligenza dei maschi. Il potere dato alle donne crea poi difficoltà perché... Allora, c'era tutto un sistema di famiglia, un diritto di famiglia che prevedeva perfino che se tuo marito ti uccideva quando eri in adulterio, se ti beccava in adulterio, non era omicidio. Quindi è cambiato il mondo. Allora, vogliamo cambiare in bene nei confronti sia del libero arbitrio, sia della sessualità? Vogliamo partire dal principio che sono due strumenti enormi che abbiamo per rendere questo mondo davvero qualcosa di bello, e Dio vide che tutto era buono, qualcosa di meraviglioso, e Dio vide che tutto era molto buono. Quindi vedete che perfino si sta sgretolando questa idea che il matrimonio, così come lo proponeva la Chiesa, era l'unico e irrepetibile. È una questione che va al di là della famiglia tradizionale e che apre sfide alle nuove famiglie e tra queste, tra le persone omosessuali. Dei preti dicono: ok, bisogna accettare il fatto dei matrimoni omosessuali, non vuoi chiamarli matrimonio, si può trovare un'altra formula, ma dobbiamo dare atto, perché prima di fatto si faceva tutto nascosto ed era peggio ancora. Ma noi vogliamo che la gente sia felice in carcere, vogliamo che sia gioiosa. Fagli incontrare i bambini più spesso, permettigli l'intimità sessuale, già una volta al mese mi sembra, ma tanto l'alternativa non c'è. Oltretutto fare sesso con la propria moglie o col proprio partner è proprio gratis, quindi quella gioia è pure gratis. Magari avere rapporti sessuali omosessuali in carcere, che ce ne sono un mucchio, e sono pure a pagamento. Vogliamo una volta aprire gli occhi, non ci sfugge di mano la società se diventa più umana, mai il castigo migliora, mai, perché dovrebbe valere per gli altri se non è valso per noi, partendo dalla premessa che è naturale ciò che esiste e che non si può negare, quindi il libero arbitrio, quindi la spiritualità, quindi la sessualità, quindi il bisogno di comunicazione privilegiate non si può negare. Andiamo avanti, perché sono andato a cercarmi sulla Bibbia che cosa dice la Bibbia sui vari fatti sessuali, questo grande dibattito sull'omosessualità. Ma cosa ti importa? Ma cosa ti importa se due fanno sesso dello stesso? Ma chi ti dice che è peccato? Secondo me è molto più peccato il debito coniugale quando obblighi un altro. È perché vai contro la sua libertà. Non è una comunicazione privilegiata se sei obbligato, è una forma di violenza. Allora vi ricordo che Romani 1:26-27, lettera ai Romani 1:26-27, è appunto il ragionamento che fa Paolo. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Quindi quando la Bibbia è contraria va sempre a citare questo brano qui. Anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desideri gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta ai loro traviamento. Chiaramente nella visione della testa di Paolo i rapporti omosessuali lo mandavano in pallone, era un fariseo, era uno sciamanita, non so spiegarvi che cosa vuol dire, rigido, e quindi prevedeva questo. È parola di Dio questo? No, è parola su Dio. Qui è Paolo, in nome della sua visione su Dio, dice così. Ok, perché se queste parole di Dio, io vi leggo allora tutte le altre parole che ha detto Paolo sul dare i soldi, sul non chiacchierare
gareggiate, dice San Paolo, nello stimarvi a vicenda, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Allora, perché fare tanti problemi su maschi con maschi, femmine con femmine? E perché ci sono questi principi antichi, comprensibili, 2000 anni fa, ma oggi se la visione della sessualità è diversa anche la visione dell'omosessualità. Per favore, quindi, vi scongiuro in nome della Bibbia, non citatemi la Bibbia. Proviamo a prendere il brano dopo, capite subito. Ok. Prima lettera ai Corinti. Sempre Paolo dice, non vi ingannate, i fornicatori, gli idolatri, gli adulteri, gli affeminati, gli omosessuali, i ladri, gli avari, gli ubriaconi, gli oltreggiatori, i rapinatori non erediteranno il regno di Dio. Quindi qui, anche se ci sono cinque riferimenti alla sessualità, ce ne sono cinque agli altri. Perché citiamo sempre i primi cinque e non gli altri cinque? Ecco la dimostrazione. Gli avari, chi tiene per sé, ma ce n'è neanche un altro. Rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Leggiamo Efesini 5:3-5. Né fornicazioni, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche, anche le parole sciocche, alzi la mano chi è senza peccato. E così, l'Apocalisse, prima di vestirsi da donna, perché nella Bibbia si parla anche di vestirsi, non vestirsi da donna. Beati quelli che lamano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chi ama e pratica la menzogna. A questo punto credo che nessuno si salverà mai. Quindi perché l'accentuazione sulla sessualità? Perché ti fa paura? E di che cosa dovresti avere paura? E allora, per concludere in bellezza, c'è il Cantico dei Cantici. È un libretto piccolo che fa parte del canone come parola di Dio. Secondo me non è parola di Dio, è parola su Dio, e quindi ecco che si parla della bellezza della sessualità. Primo, ammirazione c'è in questo libretto per la bellezza corporea. Quindi ancora di più, è un libro dove tu dici alla fine parola di Dio. Ma chi ha scritto ha visto la bellezza del corpo umano, non è mai citato Dio nel Cantico dei Cantici. Però perché l'hanno messo? Perché qualcuno saggio ha visto che se ci comportassimo gioiosamente col corpo sarebbe risolto tutto. È una cosa gratis, è una cosa piacevole. Perché diventa invece fonte di litigi, di omicidi, di pettegolezzi, di cattiverie, di vendette, di parole oscene? Nessuno potrebbe inventare una cosa bella, così arricchente da ogni punto di vista. Perfino il cervello si dimostra che ha bisogno di questo incontro per il proprio equilibrio. Niente, è gratis, è gioioso, niente. È la cosa che si volgarizza di più. Fortuna che la luce rimane luce, perché se un giorno diventasse freccia, è chiaro che questo dipende dall'educazione. Allora, la reciproca, la bellezza corporea. Pensate, queste descrizioni sono prese dalla letteratura egiziana e sono per noi inconsueti. I tuoi seni sono come due cerbiati, non ti preoccupare. Nei brani che si legge durante la messa non tanti queste cose. Okay, ma ci sono nel Cantico dei Cantici. Secondo, c'è la gioia del godimento. Il piacere sessuale è uno dei piaceri più autentici. Anche qui una domanda. Possibile che quando tornavo dal seminario mia mamma mi diceva, Sergio, cosa ti piace? Ma quello stesso, sai che io mangio. No, dimmi una cosa che ti piace. Allora, il piacere della gola. Non ho capito perché, con quello possiamo fare qualsiasi cosa. E perché invece dobbiamo sempre disprezzare il piacere sessuale? Tu sei mio e io sono tua, ripetuto, c'è l'unione che si consuma nei corpi, un'unione profondissima, c'è in un libro della Bibbia. Attenzione, c'è anche sempre la minaccia. Dal femminicidio abbiamo dovuto inventare alcuni neologismi. Perché?
davvero sono tante le attese sulla sessualità, che è più facile che qualcuno, quando queste attese non vengono realizzate, scleri. Ecco sempre la fragilità che non dobbiamo mai dimenticare. Il Cantico dei Cantici lo ricorda, c'è anche la minaccia. L'amata entra nella città e domanda alle ronde: ditemi dov'è il mio amato, perché io non posso riposare senza di lui. C'è anche il momento della difficoltà. Ma se tu accetti la trasformazione che ti dà la vita, anche il momento di difficoltà diventa spirituale. C'è un testo che dice: ecco l'amato, dice all'amata, vattene. In realtà, se leggete la traduzione della Bibbia, c'è scritto: dice l'amato all'amata, vieni. Non sono stati capaci di tradurre vattene. Charles Cui, sulle Monde del 1972, sosteneva che la traduzione errata indica che i maschi non sanno concepire che l'amata se ne vada. Invece l'amore è proprio questo. Mi avvio alla conclusione. Ci sono tre tipi di amore, di matrimonio, non di amore. Il matrimonio civile, tu stai alle leggi dello Stato. Se io mi sposo in comune, devo stare alle leggi dello Stato, punto. Poi c'è quello religioso, tu stai alle leggi della religione che ti sposa. In Italia è mica chiaro questo, è mica chiaro. Ce l'ho con tutti i preti che quando c'è il processicolo, prima dello sposalizio, dove il prete e il fidanzato e la fidanzata vanno a parlare, il prete fa delle domande, ma queste domande non sono corrette perché non vanno avanti coi piedi per terra. Il prete chiede: starai con lui per tutta la vita? E tu rispondi sì. E lei risponde sì, starai con lei per tutta la vita, e lui risponde sì. Ma quando la Chiesa dice così, intende un'altra cosa, anche se lui ti tradisce? Vedete che non abbiamo voglia della verità. E se, ma io se io gli scrivo anche se lui mi tradisce, provi, lo lascio subito. E poi la mamma ha già preparato i confetti. Cioè la smettiamo, vogliamo uscire da questo. Se io mi sposo in Chiesa, sto alle regole della Chiesa, che sono l'indissolubilità. Nessuno ti obbliga. Non posso dire gli altri, ma è chiaro che è colpevole la Chiesa, perché dovrebbe dirtelo se ti nasce un figlio down, se vai in carcere per 30 anni. E soltanto non per i migliori, per forse per gli illusi, quelli che credono che dicendo un sì, dando il consenso, poi tu per tutta la vita, se te la senti fai bene, però devi andare incontro a... Non tanto che poi... Se ti separi vai contro una legge, ma se la Chiesa non ti ha imbrogliato, d'altra parte se ti sposi con un musulmano, donna, sai che lui può avere quattro mogli. Verrà il tempo di toglierci questa confusione. Ma lì c'è l'Ave Maria di Schubert, ma lì c'è l'abito bianco, ma non smettiamo con queste cose qui. Terzo, c'è il vero matrimonio che non avviene, ma dove tu vuoi la crescita dell'altro. Questo è il matrimonio che non viene fatto in comune, che non viene fatto in chiesa. Tu vuoi la crescita dell'altro o dell'altra, per cui alla fin fine, se andandosene via da te migliora, la lasci andare. E questo è l'amore, perché tu vuoi che l'altro stia meglio, e se dopo un po' ti accorgi o per il tuo carattere o per le tue ferite che non riesci a risolvere, che con te, per esempio, ogni tanto vai in depressione, allora se tu amassi dovresti dire: hai ragione, vai, non posso trattenerti. Questo è amore. Amore non vuol dire stare attaccato, ma lasciare libero. È chiaro, se ami cerchi di cambiare il più possibile, ci mancherebbe, ma se poi vedi che sei di ostacolo, se non c'è stata piena sincerità prima, quanti sono i matrimoni autentici? Pochissimi, secondo me, perché ci dovrebbe essere sincerità totale di tutte le tue ferite, di tutti i tuoi hobby, di quanto pesa tuo padre e tua madre, tua cognata e tua sorella, tuo cognato e tuo fratello, quanto pesa nella tua vita. Ecco perché poi non si deve parlare stasera del matrimonio, perché abbiamo parlato di sessualità indipendentemente dallo sposarsi o meno, però tu capisci allora che il matrimonio diventa davvero qualcosa di molto difficile,
Perché? È perché per poter cominciare a accettare il futuro, prometto che accetterò tutto il futuro, io devo essere stato capace di dirgli tutto il passato. Perché altrimenti, se non so qualche pezzo del passato e lo vengo a sapere nel futuro, io non ti ho scelto senza quel pezzo. Forse era questo che dovrebbe servire. Una volta c'era il fidanzamento, la convivenza, perché tu dica tutto e chieda a lui, ma tu te la senti, o viceversa, te la senti di reggere me? E quando perde la Juve non capisco più niente, faccio un esempio stupido, sia ben chiaro. E che batto la testa contro il muro, te la senti? Quindi da una parte sarebbe bello prendere la decisione dell'indissolubilità, se tu ti impegni a denudarti totalmente, in modo che poi prendi questa decisione, se fosse possibile, sapendo tutto il passato. E invece molte volte poi nel matrimonio arriva il peso del passato che non è stato detto. Ora, già il futuro non lo sai, perché può succedere qualsiasi cosa, dalla più bella alla più brutta. Se in più c'è il peso del passato, voi capite che ci aspettano tempi. Tanto la risposta la sta dando la vita. I matrimoni sono ormai in metà, il 50%. Allora faccio la domanda grande per lasciarla. Se tu una volta hai amato qualcuno e poi ti separi e metti ostacoli, non l'hai mai amato. Mai, mai amato. Questo discorso, perché ti puoi aver fatto qualsiasi cosa, ma se una volta l'hai scelto, poi adesso puoi benissimo lasciarlo, ma non puoi dimenticare che l'hai scelto. Quindi è come si lascia la gente che si vede se si è amata. E devo dire che si lascia non sempre male, sia ben chiaro, ma molte volte male, cioè non si erano amati.